Ciao a tutti bambini, bentornati alla lezione della maestra Antonella. Oggi vedremo la divisione in colonna con il resto. Mamma mia, le divisioni fanno sempre tanta paura. Andiamo a vedere. Osserva come procedere se la divisione ha il resto. Segniamo le decine del dividendo con un cappellino e calcoliamo quante volte il 4 è contenuto nel 6. Pensiamo alla tabellina del 4 e vediamo che il 4 nel 6 è contenuto una volta. Andiamo a scrivere 1 nel risultato e 4 sotto la colonna delle decine. Adesso dobbiamo fare la sottrazione, quindi 6 meno 4 che dà come risultato 2. Adesso segniamo le unità del dividendo con un cappellino capovolto e andiamo a scriverle vicino al resto 2. Dobbiamo pensare ancora una volta alla tabellina del 4 e calcolare quante volte il 4 è contenuto nel 23. Il 4 nel 23 è contenuto 5 volte. Scriviamo 5 nel risultato e 20 sotto al 23. Avete capito fino a qui? Bene, andiamo avanti. Ed eccoci alla conclusione. Allora, faccio la sottrazione, 23 meno 20, e scrivo il resto 3 sotto la colonna delle unità. Quindi, il risultato della mia divisione, 63 diviso 4, è 15 con il resto di 3. Cari bambini, se la mia lezione vi è piaciuta, mettetemi un like. Seguitemi sul canale. Ciao ciao, a presto!